Allora, benvenuti alla puntata 2 dei tutorial di Reaper che sto seguendo. Cerchiamo di tenere il ritmo 1 a settimana, dai che ce la facciamo. Oggi rispondo a call A, che guardo subito come si chiama. No, scusate, call Tropea, che chiede mashup. Ciao, sai dirmi come fare mashup con Reaper? Allora, i mashup sono una cosa comunque più complessa, ti richiedono ad esempio dei vocal a parte, magari vediamo anche come, ne scarichiamo un paio durante il tutorial e la base. Vediamo i fondamenti di fare un mashup, cioè mixare ad esempio. Ah, che buona! Mixare ad esempio due canzoni. Quindi usare il temp stretch non più per tirare le voci, ma per tirare dalla musica. Finalmente facciamo qualcosa di musicale. Mettiamo un po' di VST. Go. Andiamo. Basta parlare. Eccoci qua. Allora, mashup o mixati o piccole. Insomma, trattiamo un po' di musica oggi. Basta parole del cazzo. Allora, qui un po' di canzoni in MP3. Delle compensazioni della radio, tiro su tipo Neyo, possiamo fare insert, insomma adesso iniziamo a velocizzarsi un po', iniziamo a velocizzarsi un po' e trasciniamo, lasciamo fare il peak. Allora, queste due canzoni chiaramente sono sulla scheda audio sbagliata, così imparano a fare la solita routine, facciamola assieme, controlliamo di essere 44 media 24 bit, wave, project settings, ok. Chiaramente non sono mixate, andiamo a mixare le due canzoni. Allora, io faccio sempre, cioè faccio sempre così. Questo non lo considero. Questo lo considero come beat 1. Allora, per prendere il beat, potete usare o il tasto tab che andrà a prendere, vedete, i transienti. Non è comodo se si va un po' in velocità. Io vi consiglio di con il tasto più andare a beccare i transienti giusti. Quindi S dividiamo, prendiamo due battute. 3, 4, 4. Eccolo lì. Questa sarà la nostra battuta. S. Ora che abbiamo la battuta tagliata, queste saranno due battute, ok? Ora andiamo a mettere Adamski, quindi andiamo a prendere in solo due battute di Adamski. Eccolo qua. Andiamo a prendere il colpo di Adamski. Poi cosa facciamo? Sembra un controsenso, ma cancelliamo tutto il resto della canzone a parte le due battute. Andiamo a zoomare e andiamo a metterlo in sync. Ora cosa succederà? Io qui lo metto in sync. Eccolo lì, col beat. Qui chiaramente non saremo in sync perché le durate sono differenti, ma noi con lo strumento manina, io ho Alt sul Mac, vado a tirare fino ad essere in sincrono con il brano sopra. In questo modo, mi sa che ho sbagliato a tagliare. Spina. Preso uno di troppo. Questo qui era il taglio giusto. Quindi probabilmente questo, eccolo qua. È così. Avevo preso il beat sbagliato. Mi raccomando, non fate come me, contate bene. Eccolo qua. E una volta che avete recuperato quant'è lo stretch, potete risrotolare la traccia in questo modo. E avrete due pezzi che sono perfettamente a tempo. E quindi possiamo, ad esempio, andare a mixarli alla fine. Tutto mix.
Chiaramente ora sarà molto rallentato. Però abbiamo capito un po', spero, il senso di questa operazione. Sentiamolo. Quindi ora sono entrambi a BPM. Attenzione, non siamo con il BPM della sessione. Per andare col BPM della sessione, possiamo tappare il tempo. Perché stare col BPM della sessione? Perché così, se metterete dei delay, andranno a tempo con la vostra canzone e soprattutto la griglia avrà un senso. Quindi, ad esempio, io vado all'inizio del pezzo. Vediamo se è vero. Proviamo a entrare anche proprio dentro nel pezzo in modo da far vedere che siamo effettivamente mixati. Perfetto. Se volete fare piccolo aggiustamento, ad esempio io lo sento un filo in ritardo, potete sempre usare la manina, tirare e rimetterlo a tempo. Ad esempio decidere di sfumare perché la canzone vi ha rotto le balle, tagliate e poi tirate il fade dall'angolo destro del file. E basta, quindi andate via piano piano. Ok, parliamo un po' di livelli. In questo caso avete dei file molto alti. Questi sono normalizzati a meno 1 dB, non sono proprio a zero. Comunque, vedete che qua state clippando sul master a più 3 dB e più 3 dB e 7. Il mio consiglio cos'è? Non abbassate il volume di entrambe le tracce a meno 4 in modo da non clippare, perché poi tutto il vostro mixato sarà comunque più basso. Vi consiglio invece di usare dei VST di compressione o di limiting, ad esempio, che ne so, se mettiamo l'L2 della Waves, ad esempio, penso che sia la prima volta che guardiamo. Allora, questi spazi vuoti sono per mettere VST. Cliccandoci, apriamo il cerca VST. Cercando VST potete scrivere sotto nel filter list il nome, ad esempio L2, metterò il limiter della Waves. Vi consiglio sempre meno 1. Non fate i fighi a stare a meno 0,01, soprattutto se lavorate con l'MP3. Se lavorate in Wave e stampate su CD, potete farlo perché c'è margine. Ma ricordatevi sempre che durante la conversione da Wave a MP3 avete fino a 2 dB di overshoot, quindi di clip. Attenzione, meno 1 siete sempre abbastanza tranquilli. Ha fatto un plugin la Sony Oxford per vedere quanto overshoot fa la conversione. Questa è una cosa un po' avanzata, ma se qualcuno di voi mastica un po' di più di mastering, saprà di cosa sto parlando. Perfetto, abbiamo fatto il primo esempio di un mix. Proviamo a importare ad esempio un'altra traccia. Tiriamo dentro Cercarli Step Into the Name of Love Remix. Andiamo quindi a posizionarci in Adamski in un punto sensibile. Quindi qui ad esempio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. C'è una cosa molto, molto, molto approssimativa, non fate gli haters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Quindi queste sono i miei 8, cancello la parte in più, tiro con lo stretch fino ad arrivare a tempo e risrotolo. Voilà! E siamo a tempo. È fantastico, cioè, ragazzi, io non so con gli altri programmi, in Pro Tools sta roba non la puoi fare. Vediamo se siamo dentro. Yeah, it's the Pied Piper of R&B, y'all. Whoa.
pochino più lento, quindi sempre con l'alt potete andare a... La cosa bella è che lo fate proprio graficamente il mix. Fatto un po' male. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay, ho beccato un po' male il transiente. Sentiamo se Adansky ci siamo. Guardare, io guardo a volte anche proprio i transienti, che è la cosa più facile, cioè quando sei allineato, sei giusto. Questo è un po' più complesso. Ho sbagliato beat, eccoci qua. C'è un po' di groove. Eccolo qua. Basta un po' di pazienza. Io, ragazzi, non sono bravissimo, non faccio DJ, faccio pochissimi mixati, però per quello che mi serve questo è perfetto, perché io adesso posso andare qui. Ed entrare con un pezzo. Ed eccoci qua. E qui diciamo che può esserci un'idea di mixato e di come si chiama? Di anche mashup. Mashup magari guardiamo meglio in realtà la prossima volta, perché siamo in fase un po' iniziale. Il mashup è già comunque una cosa più avanzata. Voglio darvi un piccolo consiglio sonoro. Se volete far spingere i vostri mixati in una maniera veramente, veramente, veramente ignorante, tagliate le basse. Voi direte: che stronzata è? Non puoi. Allora, è una nuova moda, moda, è una nuova esigenza, si vuole sempre suonare più forte. Se su internet volete spaccare le casse a tutti, tagliate tutto quello che c'è sotto i 50 Hz, che tanto nessuno mai ascolterà. E potete vedere come il livello proprio di pressione sonora cala, perché c'è un sacco di energia sotto quelle frequenze che non verrà ascoltata da nessuno. A meno che qualcuno ha impianti come questo o cose comunque molto violente. Quindi potete poi andare a scendere con la threshold del vostro compressore e dare più suono. Vedete, il limiter sta lavorando tra gli 0 e meno 3, è dove suona bene questo limiter, non spingetevi oltre. Sono in fase di mix, osa un po' di più. Senza. Con. C'è un po' di spinta in più. Funziona. Allora, direi per questa micro puntata, anzi non so quanti minuti sono, però lo scoprirò subitissimo. Siamo a 13 minuti. Per questa puntata basta così, una puntata lampo, e nella prossima magari vediamo come poterci un po' buttare nel mondo dei mashup in una maniera un po' più violenta. Ad esempio, se ora volessi finalizzare il mio lavoro, seleziono tutto. Faccio file render, vado nella cartella che voglio, browse, e scelgo dove voglio, ad esempio sulla scrivania. Chiamo il file mixato tutorial e metto in MP3, ad esempio a 192 o 128 per iTunes, va bene, render, e andremo a finalizzare il nostro progetto con questo tutorial. Qui vedete il meno 1, ma questo qui è il
l'audio prima della conversione MP3. Vi stupirà moltissimo, una volta riaperto questo file, scoprire che in realtà stiamo clippando fino a zero. Lo so, questa è una amarissima verità. Il clip è sempre dietro l'angolo, perché durante la conversione da WAV a MP3 o da 24 bit a MP3, da IF, FLAC, c'è sempre un po' di guadagno, che non è in realtà guadagno, io immagino sia inerzia, sia fasi che vengono ricalcolate e questo comporta un deterioramento comunque dell'audio. Mi raccomando, un dB non vi costa niente stare giù di un dB, vi posso però assicurare che il vostro audio sarà molto molto migliore e i vostri mixati spingeranno sicuramente più degli altri e saranno migliori negli impianti poi di discoteca. Detto questo, qui posso fare cancel e fermarmi, salutarvi, augurarvi buon mix e ci vediamo al prossimo tutorial dove vedremo il mashup un po' più da vicino. Grazie. Ho dimenticato una cosa molto importante. Quando ho messo l'L2, non ho spiegato dove l'ho messo. Allora, nel mixer dove avete i volumi della traccia 1, della traccia 2, quindi di Neio, di Adamski. Poi avete la traccia master, che è quella dell'uscita del vostro programma. Io chiaramente i plugin di equalizzatore e di compressione li ho messi sul master, perché altrimenti avrebbero agito solo su una delle due tracce. Ad esempio, se volessi equalizzare soltanto Adamski, perché, che ne so, è un po' più scuro e volessi dare un po' più di brillantezza, posso andare sulla traccia Adamski e metterci l'equalizzatore che voglio. Ma si può fare anche in un altro modo. Se volete equalizzare soltanto un pezzo all'interno del vostro brano, voi potete applicare un VST sulla clip e soltanto su quella. Quindi, ad esempio, se voglio un effetto su questa parte e non su questa, non posso metterlo sulla traccia Neio, quindi non posso metterlo qui il plugin, altrimenti andrebbe a influenzare entrambi. Io posso con Shift E andare a mettere, ad esempio, un equalizzatore solo su questa traccia. Infatti lui me la contrassegna come FX. Quando questa traccia partirà, sarà l'equalizzatore attivo. Bello brillante. Ovviamente se rimuovete, va via il tag FX sulla clip e siete a posto. VST poi comunque magari facciamo una sessione, faccio un piccolo mix, che ne so, di una canzone, così possiamo vedere meglio come utilizzarli. Però ricordatevi che il segnale va dall'alto verso il basso e influenza solo la traccia selezionata. Farò magari una puntata di routing più avanzato, però vi basti sapere che tutte le tracce in orizzontale dall'alto verso il basso vanno verso il master e prima di uscire sul master, quindi su questo, passano attraverso i VST che ci sono sul master. Questa era una precisazione, più che obbligatoria, non mi ero spiegato molto bene prima. Per oggi è tutto, vi ricordo di iscrivervi sul canale YouTube per avere le ultime puntate, di iscrivermi su Twitter, @aneddoto85, o di mandare un messaggio qui sotto. In modo da poter comunque comunicare tra di noi, inutile che io faccio tutorial su cose che magari non ve ne frega un cazzo. Scrivetemi, detto, fra, voglio sapere come si fanno l'audio con i video, devo fare il doppiaggio di un video, non ho idea di come si possa fare. Queste cose sicuramente mi aiutano nel progettare un po' questi tutorial. Preferisco che seguano le vostre esigenze e non uno schema del cazzo che non serve a nessuno. Quindi che dire, aspetto vostre notizie. Qualcuno già mi ha scritto, infatti oggi l'abbiamo parzialmente accontentato. Nella prossima lo accontenteremo sicuramente al 100% con i mashup. Alla prossima.